Un terribile evento automobilistico, un padre di 35 anni e la sua bimba di 2 anni coinvolti in un incidente il giorno della festa del papà, ha assunto contorni ancora più oscuri a un anno di distanza, rivelando una verità ancora più sconvolgente, ovvero un omicidio-suicidio. Ashley Harry, alla guida della sua Nissan Qashqai blu, doveva portare la piccola Ori a casa della madre, la sua ex compagna. Tuttavia, lungo il tragitto, l'auto si è scontrata con un camion. Ashley e Ori sono stati ritrovati senza vita sul luogo dell'incidente. L'indagine successiva ha rivelato prove che escludono l'ipotesi di un semplice sinistro stradale. Emerso che Oria probabilmente era già deceduta prima dello scontro, anche se le circostanze precise della sua morte restano oscure. Inoltre è stato scoperto che Ashley, separato dalla compagna, poteva vedere la figlia solo nel fine settimana, portandola dalla madre dopo il loro tempo insieme. La sua storia clinica includeva episodi di ansia e depressione, aggravati dalla fine della loro relazione. Non vi sono prove di frenate prima della collisione, approfondendo il mistero dietro questo tragico evento.